Martedì 24 luglio 2024, io adesso ho un po' di cosine da fare. Per il mio compleanno mi hanno regalato questo pacco delle Lego perché appunto il tema della festa era contadini e io non vedo l'ora di tirarlo fuori e fare un bel trattorino. Prima cosa, seconda cosa, ora devo pulire un pochino la casa, anzi lo faccio subito mentre vi parlo, così facciamo due cose contemporaneamente. Con la vaporetta, perché l'altro giorno appunto ho fatto la festa di compleanno e sapete, la gente spande, sta scendendo, ok, la gente fa cadere l'alcol per terra nel parquet e non va molto bene, quindi qualcosa ho pulito l'altro giorno, adesso do una passata intensa, potente. Poi piani di questi giorni. Allora, oggi dopo il lavoro vado dal commercialista che insomma così pago le tasse dell'anno scorso perché l'anno scorso avevo ancora partita IVA e quindi insomma bisogna fare questa cosa. Per voi liberi professionisti capirete lo struggle. Secondo me il mio commercialista sta sbagliando, cioè ho come questa impressione che non stia pagando tutte le tasse che dovrei dare, però insomma mi dirà lui, immagino. Quindi devo fare questo. Dopo di questo ho una partita a paddle. Io non ho mai giocato paddle in vita mia. E quindi uno non so neanche le regole, cioè penso sia tipo tennis, solo che la palla può rimbalzare sui muri e dovrebbe essere immagino indoor, così. Insomma, un mio amico mi ha chiesto, gli ho detto gli manca uno, mi ha chiesto se posso venire io, perché lui sa benissimo delle mie doti atletiche in qualsiasi sport. E quindi andremo a fare questa figura. Poi stasera mi vedo con una mia amica. In questi giorni ho un pochino di cose da fare, anche perché sabato c'è la festa di laurea di un mio amico. Poi domenica devo andare a Trento dai miei genitori perché insomma festeggiare un pochino il compleanno. E poi forse il pomeriggio vado a farmi una ferrata. Devo capire se è possibile to do da fare. Ok. Comunque questa roba qua al posto del moccio, ragazzi, è veramente divertente e dovrebbe sterilizzare anche ben di più perché è vapore acqueo bollente. Quindi si spera per bene. Ok. Adesso piuttosto a pranzo, visto che sono in pausa a pranzo, mi devo cucinare qualcosina. Io sto pensando aglio, olio, peperoncino. Un po' di spaghetti per capirci. Sono un po' dubbioso perché sapete, ho appena comprato la videocamera nuova, tipo GoPro, la Osmo Action 3, però il mio dubbio è questo, cioè la 4, l'Action 4 che si collega al microfonino come questa Pocket 3 e quindi sarebbe comodo perché avrei già il microfonino e quindi quella volta che mi devo usare la GoPro lo posso fare con facilità. Visto anche un'ottica magari in futuro di comprarmi la moto, visto che ho già la patente della moto, mi manca solo la moto, mettere la Osmo nel casco e avere il microfonino potrebbe essere utile. Questa vita da casalingo, no? Questo è quello che volete. Questi sono i tipi di contenuti che cercate da YouTube, voi, no? Allora ragazzi, niente, come al solito Lorenzo è in ritardo, ritardissimo. Adesso stiamo provando ad andare. Io devo essere là nel campo di paddle tra 15 minuti, cioè da 15 minuti iniziamo a giocare. E spero di aver preso tutto, i pantaloncini, la maglietta, le scarpe, le ciabatte. Proprio per fare la doccia, insomma, dovrebbe esserci agilmente tutto quanto, tutte cose. E niente, dopo mi sono mangiato un paio di cracker perché dopo esco direttamente, non so se riesco a mangiare qualcosa o meglio, magari farò uno spuntino, ma nulla di più. Ecco, nulla di più. Quindi per essere un po' in forza dei cracker, anche se penso che inizierò a comprarmi tipo dei snacks, non dico più healthy, però un po' più consistenti, perché ogni volta che mangio i crack, non so se anche per voi, ma tipo ne mangio uno, ne mangio sette di fila, quando magari sarebbe meglio comprarsi tipo quelle barrette energetiche e vedere un po' che hanno anche un pochino più gusto, crack, cioè il crack è fanno il sale, è tutto buono, tutte cose.
però sapete, mi piacerebbe qualcosa di più healthy, qualcosa di più consistente, qualcosa che dia anche del gusto un pochino più buono alla frutta. No, quella cioccolata non mi piace più di tanto, però la frutta molto volentieri, very much volentieri. Ok, io non mi ricordo dov'è il posto, però seguo le macchine perché sicuramente stanno andando tutte al paddle e quindi almeno riusciamo a farcela. Per adesso sto beccando tutto verde, quindi per una volta il dio dei semafori, il dio semaforo è appena detto è diventato rosso. Niente ragazzi, ecco, ogni volta che passo qua davanti c'è il negozio della Ducati, mi scende la lacrimuccia perché un anno fa stavo cercando, meno, però vabbè, a dicembre stavo cercando una moto e poi sono arrivate altre priorità e non me ne faccio niente. La patente c'è, la moto, che poi non è che sia un appassionato, cioè la vorrei solo perché è comoda, magari in città e quant'altro. Cioè più che in città vorrei uno scooter, perché questo, cioè la macchina mia, tutto quanto, ma lo scooter è della family, e quindi qualora io dovessi rinatarne non è che me lo porto in dote. Di conseguenza mi servirebbe un sostituto e il 125 ce l'ho già avuto, va benissimo, ma a questo punto avendo preso una patente più insomma, potente, potrei anche buttarmi su qualcosa leggermente più performante. Sapete com'è la situazione, cioè, almeno così ho la possibilità di andare in montagna, di metterci, che ne so, di metterci le borse da viaggio, stare in due comodi, cioè non da tirargli il collo, ecco. Abbiamo vinto 4-0, distrutti, io adesso devo cucinarmi qualcosina. Cosa posso mangiarmi? Mangio dei pomodori e mozzarella, non mi vale la pena anche del basilico, so che non c'è così caldo. E vincitori vincevano 4 birre, cioè ogni partita vinta era una birra e noi ne abbiamo vinte 4, però ne abbiamo presa solo una, cioè poveretti, non volevamo spennare gli avversari, dai, un'amicizia. Anche se mi sarei preso c'erano degli hamburger molto carini lì, canini. C'erano degli hamburger molto carini. Ora mi vado a prendere il basilico, fuori sta anche piovigginando ragazzi, quindi stasera una cena leggera, anche se ho fatto un po' di sport. Oddio, non è che ti ammazzi a paddle, sinceramente. Qualcosina di leggero ci sta. Ragazzi, ce l'ha fatta, tutte cose fatte. Io sono stanco morto, adesso me ne vado a letto, ma prima del letto mi bevo un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua molto tattico. Mezzanotte e un quarto. Domani devo andare in ufficio, non faccio da remoto. Ragazzi, vado a letto. Mi accendo il condizionatore e mi fracco sotto le coperte. Noi ci vediamo domani. Like, comment, subscribe. Activate the notification, quindi ragazzi, campanella, ring the bell, e noi ci vediamo domani ragazzi, sono stanco morto e devo lavorare, domani si lavora un po' di cose in progetto, giovedì, domani sì, è già giovedì, ciao ragazzi, ciao.